Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Tu hai voluto, Padre, che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale, partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua gloria. Yeah.
viviamo il primo momento di questo incontro con il Signore nell'adorazione eucaristica e saremo invitati a riflettere sul nostro radunarci alla presenza del Signore. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Tutti voi siete uno. In queste parole si sente la verità e la forza della rivoluzione cristiana, la rivoluzione più profonda della storia umana, che si sperimenta proprio intorno all'Eucaristia. Qui si radunano alla presenza del Signore persone diverse per età, sesso, condizione sociale, idee politiche. L'Eucaristia non può mai essere un fatto privato, riservato a persone che si sono scelte per affinità o amicizia. L'Eucaristia è un culto pubblico che non ha nulla di esoterico, di esclusivo. Anche qui, stasera, non abbiamo scelto noi con chi incontrarci. Siamo venuti e ci troviamo gli uni accanto agli altri, accomunati dalla fede e chiamati a diventare un unico corpo condividendo l'unico pane che è Cristo. Siamo uniti al di là delle nostre differenze di nazionalità, di professione, di ceto sociale, di idee politiche. Ci apriamo gli uni agli altri per diventare una cosa sola a partire da Lui. Questa, fin dagli inizi, è stata una caratteristica del cristianesimo, realizzata visibilmente intorno all'Eucaristia. E occorre sempre vigilare perché le ricorrenti tentazioni di particolarismo, seppure in buona fede, non vadano di fatto in senso opposto. Pertanto, essere cristiani vuol dire radunarsi da ogni parte per stare alla presenza dell'unico Signore e diventare in Lui una sola cosa.
sangue glorioso. Si onora il Salvatore, tuo pastore. Signore Gesù, tu sei salito al cielo, ma hai scelto di restare con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, al di là dello spazio e del tempo, mediante il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Con fede e gioia grande nel cuore ti esprimiamo il nostro grazie per gli infiniti segni della tua presenza tra noi, mentre ti diciamo: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Sei il pane della vita, che viene a te, chi viene a te non avrà mai fame, e chi crede in te non avrà mai sete. Gloria a te, Signore. Sei il pane disceso dal cielo, chi mangia la tua carne e beve il tuo sangue ha la vita eterna. Gloria a te, Signore. Sei la luce del mondo, chi ti segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gloria a te, Signore.
se la vera vite che il Padre ha piantato, chi rimane in te porta molto frutto, perché senza te non può far nulla. Gloria a te, Signore. Sei la voce che dà testimonianza alla verità. Chi cerca la verità ascolta la tua parola. Gloria a te, Signore. Sei la porta delle pecore. Chi entra attraverso te sarà salvato e avrà la vita in abbondanza. Gloria a te, Signore. Sei la resurrezione e la vita. Chi crede in te, anche se muore, vivrà. Gloria a te, Signore. Sei l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Chi ha sete berrà gratuitamente alla fonte dell'acqua della vita. Gloria a te, Signore. Seduti. Dopo esserci radunati nel Signore, ecco il secondo passo, il camminare con il Signore lungo le strade della vita. Con il dono di se stesso nell'Eucaristia,
Il Signore Gesù ci libera dalle nostre paralisi, ci fa rialzare e ci fa procedere. Ci fa fare cioè un passo avanti e poi un altro passo, e così ci mette in cammino con la forza di questo pane della vita. Come accadde al profeta Elia, che si era rifugiato nel deserto per paura dei suoi nemici e aveva deciso di lasciarsi morire, ma Dio lo svegliò dal sonno e gli fece trovare lì accanto una focaccia appena cotta. Alzati e mangia, gli disse, perché è troppo lungo per te è il cammino. Ognuno può trovare la propria strada se incontra colui che è parola e pane di vita e si lascia guidare dalla sua amichevole presenza. Senza il Dio con noi, il Dio vicino, come possiamo sostenere il pellegrinaggio dell'esistenza, sia singolarmente che in quanto società e famiglia dei popoli? L'Eucaristia è il sacramento del Dio che non ci lascia soli nel cammino, ma si fa pane al nostro fianco e ci indica la direzione. In effetti, non basta andare avanti, bisogna vedere verso dove si va. Non basta il progresso se non ci sono dei criteri di riferimento. Anzi, se si corre fuori strada, si rischia di finire in un precipizio o comunque di allontanarsi più rapidamente dalla meta. Dio ci ha creati liberi, ma non ci ha lasciati soli. Si è fatto Lui stesso via ed è venuto a camminare insieme a noi, perché la nostra libertà abbia anche il criterio per discernere la strada giusta e percorrerla.
Acclamiamo insieme. A te la lode e la gloria. Gesù, vero Dio, figlio del Padre. A te la lode e la gloria. Gesù, vero uomo, nato da Maria. A te la lode e la gloria. Gesù, redentore del mondo. A te la lode e la gloria. Gesù, Messia e Salvatore. A te la lode e la gloria. Nostro fratello ed amico. A te la lode e la gloria. Nostra guida e avvocato. A te la lode e la gloria. Nostro cammino e meta. A te la lode e la gloria. Nostra pace e riposo. A te la lode e la gloria. Gesù, luce d'eterna luce. A te la lode e la gloria. Gesù, stella radiosa del mattino. A te la lode e la gloria. Gesù, alba dell'uomo nuovo. A te la lode e la gloria. Gesù, giorno senza tramonto. A te la lode e la gloria.
Ed ecco il nostro terzo passo che compiamo questa sera con Gesù e davanti a Gesù e Eucaristia. Inginocchiarsi in adorazione di fronte al Signore. Ascolteremo alcune parole che ci inviteranno a riflettere davanti a chi io mi inginocchio, offro la mia adorazione. Ascoltiamo. Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane spezzato per amore, è il rimedio più valido e radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi. Inginocchiarsi davanti all'Eucaristia è professione di libertà. Chi si inchina a Gesù non può e non deve prostrarsi davanti a nessun potere terreno, per quanto forte. Noi cristiani ci inginocchiamo solo davanti al Santissimo Sacramento, perché in esso sappiamo e crediamo essere presente l'unico vero Dio, che ha creato il mondo e lo ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito. Ci prostriamo dinanzi a un Dio che per primo si è chinato verso l'uomo, come buon samaritano, per soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato davanti a noi per lavare i nostri piedi sporchi. Adorare il corpo di Cristo vuol dire credere che lì, in quel pezzo di pane, c'è realmente Cristo, che dà vero senso alla vita, all'immenso universo come alla più piccola creatura, all'intera storia umana come alla più breve esistenza. L'adorazione è preghiera che prolunga la celebrazione e la comunione eucaristica è in cui l'anima continua a nutrirsi. Si nutre di amore, di verità, di pace, si nutre di speranza, perché colui al quale ci prostiamo non ci giudica, non ci schiaccia, ma ci libera e ci trasforma.
senza sosta nella vita. La partecipazione all'Eucaristia sia il momento prezioso in cui alimentiamo la nostra vita alle fonti dell'amore e dove impariamo a fare della nostra esistenza un dono. Per questo guardiamo a Cristo, pane vivo disceso dal cielo, e diciamo: noi ti adoriamo. Noi ti adoriamo. Dono stupendo che illumini la mente. Noi ti adoriamo. Tesoro ineffabile dei fedeli. Noi ti adoriamo. Pegno dell'amore infinito di Dio. Noi ti adoriamo. Sorgente che zampilla vita eterna. Noi ti adoriamo. Farmaco perenne di immortalità. Noi ti adoriamo. Dono mirabile, fecondo di grazia. Noi ti adoriamo. Vero corpo di Cristo, nato dalla Vergine Madre. Noi ti adoriamo. Vero corpo di Cristo, inchiodato per noi sulla croce. Noi ti adoriamo. Vero corpo di Cristo, asceso alla destra del Padre. Noi ti adoriamo. Sacramento del corpo e del sangue di Cristo. Noi ti adoriamo. Sacramento che perpetua il sacrificio della croce. Noi ti adoriamo. Sacramento della nuova ed eterna alleanza. Noi ti adoriamo. Sediamo. In questo cammino di novena stiamo ripercorrendo quelli che sono i sacramenti che hanno accompagnato e accompagnano la nostra vita di credenti e di Chiesa. Abbiamo visto il sacramento del battesimo, il sacramento della confermazione, il sacramento del matrimonio, il sacramento dell'ordine e della riconciliazione, e questa sera soffermiamo la nostra attenzione sul grande sacramento, quello dell'Eucaristia. Ecco il segno e il senso della presenza eucaristica questa sera di Gesù in mezzo a noi, perché vogliamo ancora una volta riscoprire insieme la bellezza di questo tesoro che Gesù ha voluto lasciarci consegnare, mettere nelle nostre mani. Prendete, mangiate, prendete, bevete, questo è il mio corpo, questa è la mia vita per voi. E tante volte noi come cristiani dimentichiamo tutto questo, trascuriamo questo incontro con il Signore vivo, presente, nel dono dell'Eucaristia, che ogni domenica e ogni giorno si celebra e si celebra sui nostri altari. Tante volte partecipiamo all'Eucaristia, sì, siamo anche presenti, magari rinunciamo anche ad alcuni nostri impegni, ma non viviamo pienamente l'Eucaristia. Dispiace quando noi cristiani, che siamo coloro che sono invitati a mangiare il corpo, il pane del Signore, lo diciamo anche durante la celebrazione, beati gli invitati alla mensa, alla cena del Signore. Ebbene, dispiace quando, anziché sentirci beati, fortunati, invitati a quella mensa, a quel banchetto, noi invece rinunciamo a quel pane. Diciamo, restando magari al nostro posto, non accostandoci appunto all'altare, che posso fare anche a meno senza quel pane. Si può andare avanti nella vita di cristiani, di Chiesa, anche senza quel pane, anche senza di te, Signore, nel mio cuore. Questo cammino di novena vuole aiutarci proprio a riscoprire la bellezza, la gioia del nostro incontrare il Signore, ricevere il Signore. E noi rispondiamo a quelle parole, no? Beati gli invitati, Signore, non sono degno.
di riceverti. Non sono degno di accoglierti nella mia casa, nel mio cuore. Sono un peccatore, una peccatrice. Ma di soltanto questa sera, in questo momento, una parola. Io sarò salvato. Tu mi salverai, tu mi rialzerai. Tu mi darai forza. Tu verrai ancora una volta ad abitare con me, a fare casa con me, a fare comunione con me. E quindi, ecco, il nostro sostare qui questa sera davanti al Signore, ripeto, vuole essere un rinnamorarci di questo grande dono che il Signore ci ha lasciato. E per fare questo abbiamo ripercorso un breve cammino insieme, insieme con il Signore. Infatti abbiamo ricordato che ci raduniamo nel nome del Signore, che camminiamo dopo esserci radunati nel nome del Signore, aver sperimentato la presenza del Signore in mezzo a noi, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, dopo aver sperimentato questa sua presenza, questo invio ad andare per le strade del mondo, a non restare, potremmo dire, in quel cenacolo, in quel luogo, in quello spazio, perché l'Eucaristia ci apre alla realtà della vita, alla realtà del mondo, alla realtà della nostra famiglia, del nostro lavoro, della nostra società. Lo abbiamo ascoltato, non siamo tutti uguali, abbiamo diverse provenienze, abbiamo diverse convinzioni politiche, siamo di diversa estrazione sociale, ma l'Eucaristia ci crea, ci fa uno in Gesù, in Cristo. E questo essere uno in Lui poi diventa questo invio che il Signore Gesù affida, dà a ciascuno di noi, questo mandato: andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo, portate questo amore, portate questa comunione, portate questa vita, offritela, spezzatela ancora nella vostra quotidianità con chi magari non riesce a condividere, a fare comunione, a vivere la sua vita nell'amore, in una visione della vita nuova. Perché tutte le volte che noi accogliamo il Signore nel nostro cuore, tutte le volte che noi facciamo comunione con Lui, la nostra vita rinasce, la nostra vita, la nostra esistenza, il nostro presente si trasforma in ciò che è Cristo stesso, la vita stessa di Cristo. Abbiamo ascoltato: chi mangia questo pane vivrà in eterno, chi mangia me vivrà per me. Se noi mangiamo di Lui, mangiamo Lui, viviamo e vivremo per Lui, non per noi stessi, dice l'Apostolo. Non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto ed è risorto per noi. Ecco, allora, ciò che noi siamo chiamati ad annunciare agli uomini del nostro tempo, e soprattutto, dobbiamo dirlo, a chi magari ha smarrito il dono, la bellezza, ripeto, di questo stare con il Signore. Tante volte ci lamentiamo che c'è una scarsa partecipazione alla celebrazione eucaristica, all'incontro eucaristico con il Signore, alla Pasqua del Signore. E questo perché forse abbiamo confuso un po' la bellezza e il profumo di questo pane, il dono di questo pane, la preziosità di questo pane, con tutto ciò che magari sazia la nostra esistenza soltanto per un attimo, ma poi ci lascia sempre vuoti, ci lascia sempre amari, ci lascia sempre delusi, ci lascia sempre disorientati, stanchi, demotivati. E quanti cristiani vivono così la loro vita? Invece chi accoglie il Signore, chi riceve il Signore, porta la gioia nel cuore, comunica la gioia, cambia quell'aria, no? Che nel proprio cuore, nella propria casa, nella propria vita, tra le proprie conoscenze, in un'aria buona, in un'aria rinnovata, profumata della grazia del Signore. Perché tutto quello che noi faremo o facciamo non viene da noi, ma viene da Lui, che appunto abita con noi, cammina con noi, abbiamo ascoltato.
Non siamo soli in questo cammino della vita. Lui è con noi, condivide con noi anche la difficoltà tante volte del nostro essere credenti, del nostro essere cristiani. Gesù condivide con noi tutti quei rifiuti che tante volte anche riceviamo, quell'indifferenza, ma Lui ci dà la forza di non mollare e di continuare ad aggrapparci a Lui, a sentire Lui che ancora una volta è accanto a noi e che infonde quel coraggio. E per questo, ecco il terzo passaggio che abbiamo vissuto, quello dell'inginocchiarci davanti al Signore, perché lo riconosciamo il Signore della nostra vita, lo riconosciamo risorto, lo riconosciamo vivo, non abbiamo bisogno di altri idoli, come abbiamo ascoltato in questi giorni, no? Il popolo di Israele si è fatto un vitello d'oro nel deserto, e quanti idoli ci sono nella nostra vita? Magari sarà appunto la ricchezza, il successo, il possedere, l'avere e tante altre cose. E tutto questo cancella quella presenza di Dio nei nostri cuori, perché appunto tutte queste cose prendono il sopravvento, non ce ne accorgiamo, ma prendono il sopravvento e noi ci inginocchiamo davanti a tutte queste realtà. E le ricerchiamo tante volte in una maniera affannosa. E se non le otteniamo, se non ci vengono date, stiamo male. E invece no, il cristiano, abbiamo ascoltato, è colui che si inginocchia davanti a Gesù non perché perde il dono della libertà, abbiamo ascoltato, ma perché il cristiano riconosce che Gesù per primo si è chinato davanti a noi, davanti a me. Lui si è abbassato, si è inginocchiato davanti a me per lavarmi i piedi, per soccorrermi nei momenti di fragilità e di debolezza, per curarmi, per portarmi in quella locanda e assicurare tutte le cure necessarie al mio corpo, al mio spirito, alla mia anima, alla mia esistenza, perché potesse riprendere appunto il cammino. Ecco carissimi, l'Eucaristia è un dono stupendo, meraviglioso. Non sciupiamo questa ricchezza, non sciupiamo questa grazia che il Signore ci dona. E voglio dire una parola soprattutto per quanti non possono venire tante volte alle celebrazioni, non possono partecipare alle celebrazioni, e sono i nostri anziani, i nostri ammalati. Non possiamo trascurarli, non possiamo dimenticarli. Dopo magari una vita che hanno vissuto, frequentato la vita della comunità, gli appuntamenti della comunità, la celebrazione eucaristica, poi quando diventano anziani, quando diventano ammalati, i figli, i nipoti non si ricordano più che quella nonna, quella mamma, quella zia, quello zio è stato un uomo o una donna di fede e ha incontrato sempre Gesù nell'Eucaristia. Quindi vorrei dire che la Chiesa è presente accanto ai fratelli anziani e ammalati attraverso la figura del parroco, la presenza del parroco, attraverso i ministri straordinari della Santa Comunione. Dobbiamo permettere al parroco, ai ministri della Santa Comunione, di entrare nelle nostre case e di portare Gesù ai nostri ammalati, perché quel cibo a quei fratelli e un domani anche a noi darà tanta forza per affrontare l'ultimo tratto del nostro pellegrinaggio terreno, per poter poi essere ammessi al banchetto del cielo. Ci mettiamo in piedi. O Gesù Eucaristico, noi riconosciamo in te il pastore buono che ci guida sulle strade dell'esistenza, il maestro sapiente che dispensa luce ai nostri cuori ottenebrati, il redentore che con tanta prodigalità di amore e di grazia
viene a noi incontro e si fa ineffabilmente pane di vita per questo nostro cammino nel tempo verso l'eterno possesso di Dio. La nostra fede in te prorompe con sobria giocondità nell'esultanza di preghiere corali e di canti festosi e si riversa anche all'esterno dei templi, portando ovunque una nota di letizia e un annuncio di speranza. Sotto i bianchi veli dell'ostia consacrata sappiamo di avere con noi il Signore della vita e della morte, colui che è, che era e che viene. Tu, infatti, sei con noi tutti i giorni, fino alla fine. Amen. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli.